Allora, situazione. Conosci un ragazzo o una ragazza davvero carina, corteggiata e con molti pretendenti. Ci siamo? In questa prima fase, che vi piaccia o no, non mi interessa, è così, ci si studia letteralmente. Io parlo di situazioni nella quale a te piace molto questa persona, ma avverti che dall'altra parte, sì, c'è una curiosità, ma non troppa, non quanto la tua. Hai molti dubbi, insomma. Sai bene che non puoi sbagliare nulla, niente. Purtroppo non le faccio io le regole, è così. Se un ragazzo o una ragazza di punto in bianco smettono di risponderti, un motivo ci sarà. Il giorno prima parlavate tranquilli, oggi, puff, sei solo o sola. Avrai investito troppo su di lei o su di lui. Le avrai fatto capire che sei molto più preso. Sarai apparso scontato e noioso nelle risposte e anche nei modi. Le avrai fatto cadere i testicoli per terra. E via dicendo. Dietro ad ogni atteggiamento che noi abbiamo con un uomo o con una donna, ci sono dei sottotesti, ossia degli altri significati. Se io sto conoscendo questa ragazza, Francesca, sento che a lei incuriosisco, ma non la convinco. Lei visualizza i miei messaggi dopo 1, 2, 3, 4 ore. Magari è online in quel periodo, più e più volte, ma visualizza volutamente dopo del tempo. Significa che non sono una priorità. Non le urge darmi una risposta subito per continuare. Si prende tutto il tempo del mondo. Prima si fa i cazzi suoi, perché io così lo vedo, e poi risponde. Magari ci mette 1, 2, 3, 4 ore per dare una fottuta risposta monosillabica. Qui bisogna che lavoriamo nel creare una reazione. Dobbiamo scuoterla e mettere sulla brace della carne che a lei o a lui piace e che la facciano investire nella conversazione, che ci sia ciccia. Questa cosa è un po' complicata, ne parlerò in un altro video. In questo caso, Francesca, se io scrivo alle 12, questa sta bellamente online, entra ed esce, e mi risponde alle 3, alle 4. Io non posso visualizzare dopo 30 secondi e risponderle in altri 30 secondi. Cosa le sto dicendo con questo comportamento? Che cosa sto comunicando? Le sto dicendo, il sottotesto qual è? Tu puoi farti i cazzi tuoi quanto ti pare, stai tranquilla. Quando vuoi, io sono qua. Secondo te, una persona con questo comportamento e questi sottotesti è portata ed incentivata a conoscermi? Pensaci, ci sono sempre scattante in 30 secondi, in un minuto, in due minuti, in tre minuti, sempre e comunque. Tu mi rispondi dopo 6 ore? Io in 10 secondi visualizzo e dopo altri 10 secondi ti rispondo. Tu ci metti 40 minuti, io dopo 6 secondi ti ho già risposto. Fate così, l'avrete fatto, l'abbiamo fatto tutti, accompagnati da altri atteggiamenti poco consoni. E finiamo tutti quanti nella spazzatura, in pochissimo tempo. Chiaro che prendermi 6 ore come fa lei, io qui non concludo niente, perché la ragazza non è agganciata emotivamente, non è incuriosita. Quindi in questo caso il solo tardare la risposta serve a poco. Il segreto è creare una reazione in lei che le fa letteralmente dire no, ora devo stare incollata e rispondere. Così le vogliamo. Le donne fanno così, non con gli amici, non in un rapporto già consolidato, non ha senso, ma in una conoscenza freschissima è così. Ripeto, in una conoscenza nella quale uno dei due di base è già molto più preso. Serve diplomazia e tutela, altrimenti finiamo nel bidone.